Benvenuti, io sono Carlotta, sono una volontaria di Nuova Acropoli e questa sera ho il piacere di introdurvi a questa prima streaming edition di Teatro Sofia. Teatro Sofia è un progetto che nasce dall'idea dei volontari di Nuova Acropoli di portare la filosofia alle persone in una maniera piacevole, fruibile a tutti, ma allo stesso tempo non superficiale. Ed è per questo che abbiamo scelto lo strumento delle pillole teatrali e dell'intervista impossibile, che ci permette proprio di incontrare i grandi filosofi del passato, di chiacchierare con loro, di interrogarli, rimanendo però nel nostro momento storico, nel nostro presente e questa sera rimanendo anche comodamente nelle nostre case. Saremo comodi quindi, ma non troppo, perché dovremo porci delle domande insieme a Socrate, che sarà appunto il protagonista del nostro incontro, e provare a dare le nostre risposte. Ed è proprio questo che ci invita a fare la filosofia attiva, che Nuova Acropoli da sempre propone. Guardare agli insegnamenti dei grandi filosofi del passato come uno spunto, uno stimolo alla riflessione dell'uomo del presente, affinché agisca oggi concretamente in una maniera più consapevole per il bene, per il miglioramento di se stesso e del mondo. Ed è proprio di bene che parleremo questa sera, ma anche di giustizia, di educazione, di dialogo, tutti temi attualissimi che riscopriremo nelle parole di Socrate e che però questa sera vorremmo anche condividere con voi. Per questo vi invito ad ascoltare attentamente l'intervista, a cogliere i vari spunti e la domanda che vi porremo e commentare nell'apposito box. Prima di lasciarvi appunto all'intervista, vorrei soltanto ricordare che questo incontro è stato interamente ideato, scritto e realizzato dai volontari di Nuova Acropoli, che con grande impegno, con grande generosità, hanno voluto provare a trasmettervi la magia della filosofia, che se sappiamo ascoltare, sa davvero scuotere, sa davvero muovere qualcosa dentro di noi. Adesso però è il momento di iniziare. Io vi ringrazio ancora una volta per essere qui con noi questa sera e vi auguro buon Teatro Sofia. Buonasera, benvenuti alla prima puntata online di Interviste Impossibili. Per questa speciale occasione abbiamo deciso di invitare uno dei filosofi più importanti della storia della filosofia, il famoso Socrate, che tra poco si collegherà con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Mi sente? Sì, la sentiamo forte e chiaro. Prima di cominciare, ricordo al pubblico che ci sta seguendo in diretta di partecipare all'intervista con un commento nell'apposito box, scrivendo la propria risposta alla domanda filosofica di questa sera. Qual è la migliore azione che ognuno di noi può compiere ogni giorno? Al termine dell'intervista, leggeremo insieme a Socrate alcuni dei commenti più interessanti e chiederemo anche a lui la sua risposta. Ma ora veniamo a noi, maestro. È il momento di iniziare il nostro dialogo. Per Zeus, io di dialoghi ne ho fatti tanti, ma non avrei mai immaginato di trovarmi in queste condizioni. Su cosa vuole dialogare stasera? Socrate, non possiamo che iniziare dal suo celebre detto, so di non sapere. Ci vuole spiegare da dove nasce questa espressione? Non si tratta di un semplice modo di dire. È più che altro qualcosa che ho capito quando ero già avanti con gli anni. Cherofonte, un mio caro amico, un giorno si recò dall'oracolo di Delfi e gli chiese se esistesse qualcuno più sapiente di me. Cosa crede che gli rispose l'oracolo? Beh, l'oracolo ovviamente gli rispose che non c'è nessuno più sapiente di lei, maestro. Sì. E Cherofonte venne da me felicissimo di questo riconoscimento. Pensa che ci sia un riconoscimento più grande? No, non credo, non credo. E lei ne era felice? Ne ero onorato, certo, ma vede, io non ho mai pensato di essere il più sapiente degli uomini. Con sincera umiltà ho sempre discusso con i miei concittadini, ammettendo la mia ignoranza. Ma secondo lei, possono gli dèi, gli oracoli, sbagliare?
No, no, di certo, si sa, gli dèi non sbagliano mai. Quindi non potevo mettere in discussione il responso del dio Apollo. Per lungo tempo rimasi in questa incertezza. Che cosa mai il dio volesse dire? Finalmente, sebbene assai controvoglia, mi misi a farne ricerca. E in che modo? Andai ad interrogare coloro che avevano la fama di essere sapienti, pensando che solamente così avrei potuto smentire l'oracolo, rispondere al dilemma e poter dire: ecco, questo è più sapiente di me. E tu invece dicevi che ero io il più sapiente tra gli uomini. E chi erano questi sapienti? Non serve che vi dica i nomi, vi basta sapere che erano i politici più eminenti esperti di Atene. Wow, e allora cosa chiese? Li interrogai su diversi argomenti e, benché ognuno di loro sembrasse agli occhi propri ed altrui molto sapiente, in realtà non si dimostravano tali. Ogni volta, andandomene via, dovetti concludere con me stesso che veramente ero io più sapiente di questi uomini. Che In che senso? entrambi poteva anche darsi che non sapessimo niente di buono e né di bello. Ma costui credeva di sapere e non sapeva. Io invece non sapevo e neanche credevo di sapere. E mi parve, insomma, che almeno per una piccola cosa io fossi più sapiente di lui. Una professione di umiltà, quindi. Qualcosa di più di questo. La definirei più consapevolezza. In fondo, la filosofia non avrebbe senso se, come viene fatto spesso da voi moderni, dovesse rimanere pura teoria. La filosofia deve essere messa in pratica, deve trasformarci. Ovviamente, ma mica è alla portata di tutti quello di cui si sta parlando. Al contrario, ognuno di noi ha una parte alta dentro di sé, una parte per così dire divina. O che, se non altro, si avvicina di più all'essere degli dèi rispetto all'essere degli animali. Sta parlando di ciò che lei chiama il daimon, il demone. Sto parlando del fatto che ognuno di noi ha dentro di sé più di quanto non creda. Per quanto mi riguarda, io sento che c'è dentro di me non so che spirito divino e demonico. È come una voce che ho dentro sin da fanciullo, la quale ogni volta che mi si fa sentire, sempre mi dissuade da qualcosa che sto per compiere. Potremmo definirla una sorta di coscienza morale. È semplicemente la capacità di ascoltare la parte migliore di sé. Rifletta, quanti problemi ai vostri tempi sono causati dalla mancanza di chiarezza, dal pensarsi diversi da quello che si è in realtà? Lei mi dica, chi è? Io? Beh, io sono l'intervistatrice. Ah sì? E mi dica, cosa rende tale un'intervistatrice? Un'intervistatrice fa le interviste. Mi segua nel ragionamento. Se un'intervistatrice fa le interviste, allora deve esserci un intervistato, come un insegnante fa una lezione. Se ci sono degli insegnamenti, uno scrittore fa un libro, se ha una storia, e così via, giusto? Mi sembra proprio di sì, Socrate. Socrate, ma insomma. Scusate, ero nell'altra stanza. Ho sentito che Socrate stava iniziando uno dei suoi dialoghi e non vorrei che sia un po' troppo pedante, come al suo solito. Vi ho interrotto? Cosa succede, mia cara? Santippe, Santippe, la moglie del nostro Socrate. È un piacere averla con noi. Benvenuta, è un vero onore. Ma dico io, caro marito. È la prima volta che ti invitano sul web. Centinaia di persone da tutta Italia ti stanno seguendo e tu mai una volta che ti fai fare un'intervista decente, senza che ti metta tu a fare uno dei tuoi soliti interrogatori. È sempre un buon momento per cercare la verità, mia cara moglie. Certo che te lo meriti proprio il soprannome che ti hanno dato.
Tafano. Tafano fastidioso. Ecco come ti chiamano quelli che non ti sopportano. E come dargli torto. In realtà dovete sapere che sono stato proprio io a definirmi tale. Cercavo di spiegare agli ateniesi che se mi avessero condannato, non avrebbero trovato facilmente qualcun altro capace di svolgere il ruolo del tafano, punzecchiare un cavallo grande e nobile, ma pigro a causa della sua grandezza e bisognoso di essere svegliato. Lei quindi crede che sia stata questa la sua missione? Sì, mi sembra che il Dio mi abbia posto sulla città con questa funzione. Non smettere mai di stare appresso a voi, a ciascuno di voi, tutto il giorno e dovunque, per stimolarvi, convincervi e rimproverarvi. Un altro tipo così non rinascerà facilmente. Ma sai anche chi non rinascerà così facilmente? Una donna con la mia pazienza. E mi sa che è saltato un attimo il collegamento. Cos'hai detto, cara moglie? No, dicevo, fatti fare un'intervista decente, almeno una. Sì, certo, Santippe cara. Grazie, Santippe. Approfitterei dell'interruzione di sua moglie per introdurre il secondo ospite di questa sera. Mentre avviamo il collegamento, vi ricordo di commentare. Rispondendo alla domanda di questa puntata, qual è la migliore azione che ognuno di noi può compiere ogni giorno? Tra poco leggeremo alcuni dei commenti. Ma ecco qui che è arrivata la nostra ospite. Si tratta di una famosissima professoressa, la più celebre studiosa del nostro tempo, delle sue idee e della sua vita. Buonasera a tutti, che onore essere qui stasera. Salve mia cara, mi dicono che lei è interessata alla mia filosofia e voglia pormi alcune domande. Sì, ma certo. Maestro Socrate, dopo il famoso detto so di non sapere, lei è celebre anche per il suo metodo, la maieutica. Dice bene, l'arte di ostetrico, e dire che i miei concittadini che non la comprendevano, dicevano di me che io sono il più stravagante degli uomini e che non faccio che seminar dubbi, mentre invece io, come mia madre, Fenarete. e sì, Fenarete, come lei, non faccio altro che facilitare le nascite. Tranquilli, tranquilli, non di certo in senso letterale. No, ovviamente. Socrate ci sta dicendo che un po' come un'ostetrica porta alla luce un neonato, così lui tramite il dialogo cerca di tirar fuori dall'interlocutore delle piccole verità, ma senza imporre il suo pensiero alla persona con cui sta dialogando. Giusto, maestro? Esatto, io opero sulle anime, non sui corpi. Però, come le levatrici, anch'io sono sterile, di sapienza. Io interrogo sì gli altri, ma io stesso non manifesto mai il mio pensiero su nessuna questione, ignorante come sono. E la ragione è appunto questa, che il Dio mi costringe a fare da ostetrico, ma mi vietò di generare. E quindi da dove vengono le conoscenze, se non è lei a insegnarle? Ma è chiaro, da me nessuno ha mai imparato nulla, bensì proprio e solo da se stessi hanno trovato e generato molte belle cose. Ma ad averle aiutate a generare, questo sì, il merito spetta al Dio e a me. Come le dicevo prima, ognuno di noi ha dentro di sé più di quanto possa immaginare. Beh, maestro, modestamente, io sono una grande esperta di didattica e pedagogia, ma la sua non era proprio un'istruzione come la intendiamo ai nostri giorni. Non la prenda sul personale, professoressa, ma vede, è importante capire la differenza tra istruire ed educare. I giovani vanno educati, non istruiti. È inutile continuare a riempire quelle povere teste con una montagna di nozioni, se poi non si permette ai giovani di tirare fuori chi sono veramente. Ha ragione, maestro, ma come fare? Vede, al centro del mio dialogare non ci sono io, ma i miei interlocutori. Ho
Non sono come coloro che vanno in giro a fare lunghi discorsi con l'obiettivo di insegnare una tecnica. A me interessa risvegliare nelle anime l'amore per la ricerca, il valore del bene, del giusto e della virtù. Colgo un'allusione ai sofisti. Io critico i sofisti perché mi rifiuto di ridurre la filosofia a un mestiere ed una tecnica fine a se stessa. La mia ricerca è verso la verità, non solo un modo per vincere ed imporre una posizione al mio interlocutore. Io semino, tutto deve essere uno stimolo alla ricerca dei valori comuni e di una reale riflessione sull'essere umano. La sua anima è la società e questo non ha prezzo. Lei ha parlato di educazione, ma se analizziamo attentamente le accuse che le hanno mosso al suo processo, riportate dal suo discepolo Platone nell'Apologia, ci fu proprio quella di corrompere i giovani. Sì, infastidiva molto il fatto che io stimolassi i giovani a pensare con le loro teste. Alcuni non gradivano per nulla quando qualcuno di loro, dopo aver dialogato con me, smascherava la loro ignoranza durante una conversazione. Ma questa non fu l'unica accusa. Esatto, di accuse ce ne furono molte. Di me si diceva: egli insegna le segrete cose del cielo e della terra. Insegna a non credere agli dèi e a fare diritto il torto. Accuse non da poco, da cui dovette difendersi. Sì, e mi difesi da solo, senza usare nessun tipo di trucco o mossa teatrale. Ho preferito la coerenza e la dignità per rispondere alle accuse che mi sono state mosse, tutte false e tendenziose. Ma quali furono i principali punti della sua difesa? Ho semplicemente evidenziato la verità, etica contro utile, dovere sociale contro interesse privato, autentici dubbi contro false certezze, virtù autentica contro apparenza. Tutto ciò che ho fatto è stato solo per la ricerca della verità. Non ho mai avuto un secondo fine, io. Molti suoi studiosi, infatti, tra i quali anche io stessa, ritrovano nella sua condanna un esempio del fatto che la politica e il potere siano avversi agli intellettuali. Nella storia ci sono molti esempi di questo, ma non si stupisca. Il mio discepolo Platone ha spiegato molto bene alla fine del suo mito della caverna. Non è semplice il ruolo di chi cerca di aprire i cuori e le menti degli uomini, soprattutto se farlo significa liberarsi dalle illusioni e dalle comodità. A questo proposito vorrei leggere un passo del mito della caverna che ho qui con me. Rifletti ancora su questo. Se costui, ridisceso, si sedesse di nuovo al suo posto, non avrebbe forse gli occhi colmi di oscurità, venendo di colpo dal sole? E non si direbbe di lui che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentare di andare su. Quanta ragione ha Socrate, quanto difficile è prendere coraggio e uscire dalla caverna. Grazie, mia cara, per aver riletto le sagge parole del mio discepolo Platone. Grazie a voi per avermi invitata e buona continuazione. Arrivederci, maestro. Arrivederci. Sì, grazie mille, professoressa, per il suo preziosissimo intervento. Maestro, leggiamo insieme alcune risposte alla domanda filosofica che abbiamo posto all'inizio della nostra puntata. Qual è la migliore azione che ognuno di noi può compiere ogni giorno? Leggiamo. Tra i primi commenti vedo: alzarsi dal letto e iniziare la giornata con un pensiero positivo. E poi, la più saggia sarebbe quella di trovare i veri valori della vita, come la cultura dell'amicizia. È proprio vero.
Quanto è importante l'amicizia, Marta. Poi Daniele scrive: la migliore azione per me è contemplare con stupore, meraviglia e ammirazione la natura, il pianeta Terra e il cosmo, tutto. Vedremo poi cosa avrà da dirci Socrate. E adesso è il momento di collegarci con il pubblico da casa. Vediamo chi c'è con noi. Ciao Valentina! Buonasera, buonasera a tutti. È davvero un'emozione per me essere qui. Grazie mille. Buonasera. Valentina, hai l'occasione di fare la tua domanda a Socrate. Prego. Sa, Socrate, devi sapere che è proprio grazie a lei che mi sono innamorata della filosofia. E quindi per me essere qua a farle questa domanda è davvero importante. E le volevo chiedere una cosa che non ho mai capito bene. Quando è stato condannato, come mai ha accettato così di buon grado di mettere fine alla sua vita? Vede, mia cara, ho sempre affermato di essere un ricercatore della verità e della virtù. Ho sempre sostenuto che è bene rispettare le leggi. E i ragionamenti che sostenevo prima non potevo buttarli al mare solo perché mi è toccata un'ingiusta sorte. Al contrario, mi sono apparsi più o meno sotto la stessa luce e ho continuato a tenerli nel massimo conto, esattamente come prima. Sì, quindi lei mi sta dicendo che non ha cercato di scappare quando i suoi discepoli gli hanno proposto un piano di fuga. No, è meglio subire ingiustizia piuttosto che commetterla. E come si è preparato a quel terribile momento? Ho accettato che venisse la morte con la dignità, quella stessa dignità che avrei perduto se fossi fuggito. In tutta la vita non mi sono mai sottratto ai miei doveri verso l'autorità legittima. Non l'ho fatto quando l'autorità della mia città mi ha ordinato di combattere per il bene comune. Non l'ho fatto quando l'autorità della mia coscienza mi ha ordinato di mettere in crisi le false certezze dei miei concittadini. Non l'ho fatto quando ho dovuto presenziare al processo. Troppo facile accettare le leggi solo quando ci recano vantaggio. Troppo facile ignorare quelle regole che ci richiedono uno sforzo. Ok, ma c'è una cosa che ancora non mi è chiara. Com'è possibile che la coerenza valga più della sua stessa vita? Cioè, voglio dire che la sua condanna è stata davvero ingiusta. Può anche essere, ma essendo io filosofo, appartengo a quella categoria di persone che badano più all'anima che al corpo. Essendo la morte la liberazione della prima del secondo, ne conviene che la morte per il filosofo non è qualcosa da cui fuggire, anzi. Ma maestro, come ben sa, questo fatto dell'anima non è che sia ancora stato proprio dimostrato. Non mi parli di dimostrazioni. A me interessa la verità che è dentro gli uomini, non fuori da essi. Sì, ma mi conceda che sull'anima la gente è molto incredula e soprattutto teme che essa, non appena si allontani dal corpo, non esista più in nessun luogo, ma quasi che si dissolva. Dice bene, la gente teme. Ma in realtà che l'anima sia immortale risulta evidente a chi è in grado di aprire la mente e osservare le leggi del mondo. Bene, ringraziamo Valentina per le domande rivolte al maestro. Grazie, grazie mille a voi maestro, è stato davvero fantastico. Ciao. Arrivederci. Devo dirle però, Socrate, che non è facile intervistarla. Sto cercando di ottenere delle risposte, mentre lei è un maestro dell'aporia. Così dicono. Io non voglio mai arrivare a delle conclusioni definitive perché preferisco lasciare sempre aperto il dubbio, stimolare il pensiero e la riflessione della gente. Anche per questo mi hanno paragonato ad una torpedine. Una torpedine? E di che animale si tratterebbe questa volta? Ero rimasta al tafano fastidioso di cui parlava Santippe.
Vi dico io cos'è una torpedine. Un animale marino, un pesce piatto, di quelli che ti stordiscono ogni volta che ti avvicini e li tocchi. Proprio quello che fa Socrate a tutti coloro con cui dialoga. Scusi, ma c'è stata un'interferenza? No, 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 era di nuovo sua moglie. Comunque prego, prosegua pure. Dicevo che questi soprannomi, Tafano, Torpedine, mi sono stati dati per l'effetto che la mia ironia provoca sugli uomini. Immagino che stia facendo riferimento alla sua celebre ironia socratica. Mi è giunta voce che si divertisse a deridere le persone. Assolutamente no. Si tratta di un metodo per stimolare il dialogo. Può sembrare a volte che le mie parole siano canzonatorie e irriverenti, ma la mia non è che una modalità per stimolare ulteriori riflessioni e approfondimenti, soprattutto alla ricerca di semplicità, brevità e concretezza. Ma alla fine sembra sempre che non si arrivi mai ad una soluzione. Sì, forse. Ma chi mai può dire di essere arrivato alla verità? L'importante è che ci si avvicini sempre di più e arrivare ad un punto in cui ognuno sa come e perché ci si è arrivati e, soprattutto, un punto dal quale poi ognuno si è libero di proseguire. Sì, sì, però ci mette un attimo in difficoltà. So che oggi la maggior parte delle persone è alla ricerca di certezze, anche se infondate e costruite da altri. Ma il ruolo del filosofo non è dare certezze, è essere un ricercatore. E a proposito di ricerca, è arrivato il momento di leggere i commenti del pubblico che ci sta seguendo. Elena ha scritto parlando di gentilezza. Fiorella dice che sceglie di sorridere sempre. E sì, Ilaria, anche sotto la mascherina in questi giorni. Poi Antonella dice: ringraziare prima di tutto per ciò che abbiamo e offrire il nostro aiuto e interessamento all'altro, sempre con gentilezza e sorriso. Direi che siete stati tutti molto in sintonia. Socrate, abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione. Direi che è arrivato il momento di concludere. Puntualizzerei alcuni elementi essenziali, come ad esempio il fatto che lei non ha scritto nulla e non fondò nessuna scuola. Esatto, a me interessano le persone. La scrittura non consente il dialogo e la mia scuola era la strada. Chi ha voluto mi ha seguito come discepolo. Ma lei non ha mai fatto un solo viaggio, se non per le tre battaglie che ha combattuto in gioventù. Non ho viaggiato per terra e per mare, ma ho intrapreso l'avventuroso viaggio nell'anima dell'essere umano. Eppure, prima di lei, i grandi filosofi hanno viaggiato molto proprio per ricercare la verità. Talete, che è venuto circa 2 secoli prima di lei. Pitagora, che ha inventato il termine filosofia. Eppure lei è definito il fondatore della filosofia occidentale. Sì, è vero. Infatti io non ho mai affermato di essere il primo tra i filosofi. Anzi, semplicemente mi sono distinto da coloro che prima di me hanno indagato la natura e gli dèi, in quanto ritengo che il primo passo per la vera saggezza sia conoscere se stessi. Solo così potremo conoscere anche Dio e l'universo. Quindi, maestro, in sintesi, come si caratterizza la sua filosofia? È un'indagine sulla natura dell'uomo e sul mondo che l'uomo conosce. La vera filosofia, prima di offrire risposte, ha il compito di porsi e di offrire domande. E quindi è arrivato il momento di rispondere alla domanda che abbiamo fatto al nostro pubblico. Qual è la migliore azione che ognuno di noi può compiere ogni giorno? Che cos'è il bene per gli uomini? Vi dico che il più gran bene che può capitare ad una persona è discorrere ogni giorno della virtù e della parte migliore dell'essere umano. Per questo mi sentite discutere e indagare me stesso e gli altri. Una vita senza indagine non è degna di essere vissuta. Bene, maestro. È giunto proprio il momento di concludere l'intervista e salutare i nostri spettatori. Se mi permette, mia cara,
Saluterei il nostro pubblico con le stesse parole con cui mi sono congedato dai miei discepoli per l'ultima volta. Prego, maestro, l'ascoltiamo. Non può esserci male per un uomo buono, né da vivo e né da morto, e niente di quando lo riguarda è trascurato dagli dèi. Anche le mie vicende d'ora non sono avvenute da sé, ma mi è chiaro che ormai per me morire ed essere liberato dal peso dell'azione era la cosa migliore. Ecco il motivo per cui la voce del Dio non mi ha interdetto e perché io, contro i miei accusatori, contro quelli che mi hanno condannato, non ho alcun rancore, sebbene essi mi abbiano accusato e condannato non con questa intenzione, ma per farmi del male. In questo sono da biasimare. Tuttavia, io li voglio pregare di una cosa. Quando i miei figli saranno cresciuti, se vedete che si preoccupano più delle ricchezze o degli altri beni materiali che della virtù, e se si crederanno di valere qualcosa senza poi valere nulla, puniteli cittadini, stategli dietro come io facevo con voi. E se credono di essere grandi uomini e poi non sono niente, rimproverateli come io rimproveravo voi per ciò che non curano e che invece dovrebbero curare. Se farete questo, io e i miei figli avremmo avuto da voi ciò che è giusto. Ma è giunta ormai l'ora di andare. Io a morire e voi a vivere. Chi di noi vada a miglior sorte? Nessuno lo sa, tranne il Dio. Ed eccoci alla conclusione di questa serata speciale, la prima edizione di Teatro Sofia nella sua versione in digitale online, mentre normalmente prendeva vita sotto forma di piccolo spettacolo teatrale, di pillola teatrale in una delle nostre sedi. Volevo concludere con voi condividendo quello che è stato il cuore di questa attività, ovvero la volontà di non fermarsi, la volontà di portare questa filosofia attiva ovunque, soprattutto in questo momento, e di portarla per far riflettere. Non è un caso che sia stato scelto Socrate come filosofo protagonista. Il Teatro Sofia da molto tempo si occupa di trattare dei temi e dei personaggi legati alla storia della filosofia per poter condividere quello che è il senso della filosofia, ovvero la filosofia attiva, cioè non semplicemente lo studio e la riflessione sul pensiero, ma quello che è l'insegnamento e all'atto pratico l'azione che possiamo andare a compiere ispirati dalla filosofia. Il laboratorio che ha creato questa attività è un laboratorio a cui partecipano molte persone e che hanno dedicato molta energia, molto tempo e tutto il loro cuore in questa attività, iniziando dalla scelta di Socrate, perché abbiamo pensato che fosse il miglior modo di spiegare la situazione in cui stiamo vivendo. Socrate è il filosofo dopo il quale la storia della filosofia non è mai più stata la stessa. C'è stato un prima e un dopo Socrate, esattamente come noi oggi abbiamo la sensazione di vivere un prima e un dopo di oggi. Abbiamo la sensazione di vivere un momento epocale in cui tante cose sono cambiate ed esattamente quello che è successo con la filosofia socratica che si è distinta da quello che oggi viene nominata filosofia pre-socratica per l'appunto. Perché non è incentrato la sua riflessione sulle domande che riguardano le leggi della natura, dell'universo, sul mondo che ci circonda, ma ha concentrato la sua attenzione su chi queste domande se le poneva, sull'essere umano, sul soggetto. Ed ecco perché diventa così fondamentale riflettere su questo, perché riflettere su questa forma equivale a riflettere su noi stessi, che è forse la cosa più importante che possiamo imparare a fare. Siamo nell'Atene del 500 a.C.,
E come qualcuno di voi ha sottolineato nei commenti, è bello vedere come certe idee siano eterne, possano cambiare forma, possono cambiare modalità per essere espresse, ma l'idea in sé rimane sempre la stessa e il cuore dell'insegnamento rimane immutato. E anche in questa forma così nuova, così diversa, mantiene lo stesso significato. L'insegnamento più grande di Socrate, l'abbiamo sentito anche dalle sue stesse parole in questa intervista, è il so di non sapere, che non è semplicemente una professione di umiltà, in cui il filosofo si pone, come scopritore, ma è un profondo senso di consapevolezza molto importante. È un invito al partire, non da quello che pensiamo di sapere, dalle nostre sicurezze, ma partire con un'impostazione alla scoperta, scoperta dell'altro, del mondo, delle nuove possibilità. La comunicazione cuore a cuore con le altre persone. E solo in questa interconnessione di cui Socrate era maestro, di questo dialogo, ci permette di scoprire chi siamo e chi sono gli altri, ci permette di scoprire tutte le nostre potenzialità. Per questo Socrate, alla domanda che vi abbiamo posto, qual è la cosa migliore che possiamo fare tutti i giorni, ogni giorno? Socrate risponde in maniera molto semplice, discutere di virtù. E attraverso pa il parlare di virtù anche il cercare di metterle in pratica, ovviamente. Molti di voi alla domanda che vi abbiamo fatto hanno risposto qualcosa di simile, che si avvicinava molto a questa idea, a testimonianza del fatto che nei periodi più particolari l'uomo è spinto a cercare la parte migliore di sé. Molti hanno parlato di gratitudine, di importanza di entrare in rapporto con la natura, di sorriso. Queste sono le parole che mi sono rimaste più impresse dai commenti che ho letto. Ebbene, è proprio questo il senso. La filosofia unisce le persone perché con le persone che condividono con noi le idee possiamo veramente entrare in stretta relazione. A prescindere da quelle che possono essere le distanze fisiche che ci possono separare, perché le idee uniscono. E quest'idea del ritrovarci è sicuramente qualcosa che Socrate ci ha aiutato molto a comprendere. In questa intervista, che era impossibile da molti punti di vista, ma malgrado tutto siamo riusciti a portarla a compimento, e in questa filosofia è proprio quello che stiamo cercando di proporre. Vi ringrazio per il tempo che avete dedicato a questa piccola pillola filosofica di filosofia attiva e vi invito a, se non l'avete ancora fatto, ad andare sul nostro sito www.nuovacropoli.it per scoprire le attività della sede a voi più vicina e magari, perché no, anche a informarvi per la prescrizione e corsi gratuiti di filosofia che teniamo ogni anno. Vi ringrazio per essere stati qua con noi, per aver commentato, per aver condiviso un po' di filosofia. Vi auguro di poter essere qua nelle altre attività che proporremo. Chissà che il prossimo protagonista non potrà essere il grande discepolo di Socrate, ovvero Platone, perché forse una delle cose più importanti che abbiamo scoperto di Socrate è anche il suo essere non solo un grande pensatore, ma essere stato un grande maestro. Da grande maestro è stato seguito da un grande discepolo e chissà che non sarà lui il protagonista della prossima puntata. Vi ringrazio per essere stati qua con noi, alla prossima!